stata la delibera, parla in maniera molto chiara e finalmente chiarisce un equivoco, dando ragione a De Luca. L'autorità condivide le osservazioni che aveva prodotto De Luca nel procedimento, perché riconosce che la carica di vice ministro non si è mai perfezionata per mancata attribuzione delle deleghe. Questo dice l'autorità, che è la tesi che sta sostenendo De Luca da diversi mesi. Poi l'autorità aggiunge: in ogni caso, poiché non ha avuto le deleghe, non si è perfezionata la carica di vice ministro, sarebbe incompatibile in quanto comunque è sottosegretario. Intanto io dissento anche da questa subordinata, perché non è pensabile neanche un sottosegretario senza deleghe, perché è fuori dall'ordinamento giuridico immaginare un titolare di carica pubblica che non ha nessuna delega. In ogni caso, anche se si volesse accettare questa tesi, De Luca non ha mai ricevuto nessuna proposta di fare il sottosegretario e De Luca non avrebbe mai accettato di fare il sottosegretario. Per cui finalmente questa delibera mette un po' di chiarezza, cioè si pretende che De Luca debba considerarsi incompatibile in relazione a una carica di sottosegretario che non gli ha proposto né Letta, né il Consiglio dei Ministri, né Lupi. È la fine del mondo. Quindi io valuto molto positivamente questa pronuncia dell'autorità garante.